Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non sono solo, con me c'è Eleonora Montagnana. Ciao Esatto. Eleonora, grazie, grazie Certo. per aver accettato l'invito. Una violinista a tutti gli effetti. Ho letto violino elettrico. Sì, sono partita dalla musica classica, quindi col violino classico, poi negli ultimi 3-4 anni mi sono un po' convertita. Chiaramente il classico lo suono sempre, però per tutti i miei show, registrazioni, insomma, mi sono molto focalizzata sul violino elettrico. Ok, io a volte, cioè capita spesso nel mio canale di intervistare musicisti e più che altro anche autori, no? Gente che suona e diciamo vive la musica anche come autore delle proprie canzoni e progetti inediti. E quindi mi piaceva però anche intervistare qualcuno che fa proprio di mestiere il musicista. E non so come sono, non ricordo come sono entrato in contatto con te. Io me lo ricordo, se vuoi te lo rinfresco. Ora Allora, tienilo lì. guarda, praticamente siccome io spesso registro, allora in quarantena, partiamo da un po' più indietro, ho iniziato a registrarmi in autonomia. Mi sono studiata il programma di registrazione e ho iniziato, insomma, a incidere tutte quelle cover Che si facevano. che di solito faccio magari qualche situazione, qualche evento, concerto, e poi facendo varie dirette o pubblicandoli su Instagram molto banalmente, qualcuno mi ha detto: ma perché non le pubblichi insomma, sui portali musicali, iTunes, Spotify? E io: ah, bella domanda, come si fa? Perché io ho degli inediti che sono sotto una casa discografica importante. Ma per le cover come faccio? Allora lì sono iniziato a smanettare tipo su YouTube, come? Capito? Certo. Quindi sono arrivata a E sono te. comparso io. Poi non ci sono riuscita perché è un po' complicata la cosa. Quindi, allora, diciamo che tu comunque lavori, ho visto un po', lavori, ho visto delle collaborazioni importanti anche con musicisti, gente del calibro di... Guarda, ci ho visto su Wikipedia, c'era tutta la tua storia, quindi gente come Vasco Rossi, Paola Turci, hai suonato nell'orchestra, di Sanremo nel 2015, dal 2018, hai comunque lavorato in Rai, nel programma di Carlo Conti La Corrida e tutte queste cose qua. Hai suonato nel 2015 con Ezio Bosso, quindi il tuo percorso, diciamo, è stato comunque subito nel mondo lavorativo e sei passata direttamente. Anzi, ti chiedo qual è stato il tuo percorso, cioè come sei arrivata a questi A questi traguardi, diciamo. ma sai, volere e potere, no? Certo. Io da quando ho iniziato comunque a suonare il violino mi ero, insomma, cioè, avevo focalizzato uno scenario dove mi sarei vista, no? Quindi in contesto pop, Sanremo, ed era insomma, un sogno che avrei voluto concretizzare. Poi sai, le cose vengono anche un po' da sé, però tu comunque non devi, secondo me, nascondere il tuo obiettivo, quindi il procedimento è stato molto strano perché in realtà il collegamento è partito dalla classica, cioè in un contesto classico un violinista mi ha chiesto: ti va se faccio il tuo nome per un amico che ogni tanto organizza orchestre per i programmi televisivi? Io, va bene. Poi da lì ho iniziato il primo programma Natale in Vaticano. Poi da lì, sempre questa persona mi fa: ti va se faccio il tuo nome per un'altra orchestra che suona anche molto pop, eccetera? Sì, va bene. Dentro quell'orchestra c'era un musicista casualmente che è il chitarrista Chico Bussoni di Sanremo, e a lui ho detto: ma sai che io ho iniziato a suonare il violino perché vedevo l'orchestra di Sanremo. Da lì lui mi fa: ma perché non ti proponi anche lì? E quindi niente, mi ha dato anche l'idea per scrivere alla responsabile dell'orchestra di Sanremo, e poi da lì è iniziato anche. Lì ho conosciuto Piazzoli, che era il direttore di quell'anno, che poi mi ha chiamato a suonare alla corrida.
E poi nel mentre va bene, iniziato anche collaborazioni come appunto registrazioni per artisti. E, insomma, è una cosa un po' graduale, ma sì, insomma, è stato voluto anche come percorso. È stato cercato e quindi voluto. E quindi, diciamo, un entrare, diciamo, in quel mondo, studiare e poi conoscere, secondo me è stato, no, molto importante. Sì, conoscere sicuramente persone che ti introducono, anche se poi fanno altro da te, chitarrista, comunque non era un violinista, per dire che, però insomma è stato chicco, la chiave di tutto. Ciò da dove è partito tutto. Quindi tu non hai, di solito noi, chi segue il mio canale, i miei video, noi ci focalizziamo spesso sul potere, no? Che hanno gli strumenti anche legati ai social, al web, proprio per farsi conoscere e per farsi notare. E quindi tu non hai fatto quel percorso lì, magari di creare dei contenuti e poi metterli online. Non hai mai fatto un lavoro del genere? Sì, su Instagram tanto, Facebook e Instagram. YouTube non l'ho mai sfruttato, lo usavo tipo contenitore per mandare i link poi a potenziali clienti, sai, per eventi, cioè tuttora lo uso abbastanza così, lo so, sono... mi sono focalizzata più su Instagram, devo dire, quello sì, ho tutto il mio fan base, la mia piccola community, che sono tutti carinissimi, insomma, che seguono le avventure che faccio, i miei tour de force, un giro per l'Italia. E non ti capita di, attraverso Instagram, non ti è mai capitato di avere lavori? Sì. Sì, molto grazie al mio sito, ho fatto un sito, ecco, quello l'ho curato molto, e tanto anche con Instagram, sai, mi scrivono magari delle agenzie, oppure anche semplicemente dei privati che vogliono fare l'evento aziendale, sai, abbiamo visto la tua performance, vorremmo riproporre una cosa così. No, no, Instagram mi ha dato molto lavoro, sì, sicuramente. Ma dall'interno, tu sei in questo mondo, ci lavori, com'è la situazione? Nel senso, io mi ricordo, eri durante la quarantena, forse eri un po' impanicata. Allora, sì, no, lo sono abbastanza ancora, ma non lo do a vedere, nel senso che adesso c'è questa piccola tregua, per cui magari gli eventi che c'erano a maggio, giugno, alcuni si sono spostati a settembre-ottobre, quindi diciamo che settembre è molto, molto pieno, infatti questi giorni devo andare avanti e indietro. Poi da ottobre, boh, non si sa, vedo che la gente non ha avuto il coraggio di organizzare molto, anche perché all'aperto non si può più fare. Sai, adesso ancora a settembre qualche concerto all'aperto c'è, poi da ottobre non si sa. Io sfrutto questo periodo di incertezza per creare contenuti da poi... Certo. Spargere nei periodi meno fruttiferi. Quando sei no, comunque, cioè, tendenzialmente è un periodo molto brutto per la musica. Sì, vedo sì. Anche dentro i miei colleghi molto, molto giù. Sì, perché anche se sì, c'è stato, diciamo, una riapertura, comunque tutto il mondo degli eventi, quindi la musica proprio è stata quella più danneggiata, e ancora stiamo nell'incertezza, ecco. Però ecco, invece in generale, quali sono secondo te, cioè quali sono le difficoltà, se ci hai mai pensato, no, che un musicista che magari viene da magari un percorso classico, una volta finito tutto il percorso di studi, trova, incontra, no, nel momento in cui deve trasformare tutto il suo percorso di studi e cercare lavoro, nel senso, è vero che non è preparato un musicista poi assolutamente, no, nel trovare e nel sapersi vendere, è un po' abbandonato a se stesso dopo gli studi. Sì, soprattutto negli ultimi tempi, secondo me. Fino a 20 anni fa
secondo me, cioè, almeno quando ho iniziato io a studiare, vedevo che cioè, di orchestre che lavoravano ce n'erano, ed era abbastanza automatico che finito tutto il percorso del conservatorio eri abbastanza preparato per affrontare delle audizioni e quindi lavorare come stabile, alla fine era quello, no, l'obiettivo. Certo, ed era automatico, diciamo. Era automatico, diciamo. Era automatico, e tanti anche maestri mi hanno detto che effettivamente anche loro, finito il conservatorio, hanno subito fatto le audizioni. E ho visto che pian piano, allora, c'era sempre più richiesta, ma l'ho visto io sulla mia pelle, le prime audizioni che ho fatto erano una cosa esagerata, cioè erano 200 persone per 3 posti, con queste audizioni lunghissime, gestite anche molto molto male, cioè erano tutti ammassati in queste stanze per ripetere i passi, veramente una condizione non favorevole neanche per suonare in maniera, insomma, pulita e rilassata. E pian piano le orchestre, sentivi sempre, no? Ogni giorno un'orchestra sull'orlo del precipizio, un'altra chiudeva, l'altra non pagava, le altre orchestre, sai, magari stagionali che non ricevevano più i fondi, o gli orchestrali venivano pagati dopo un anno, insomma. Quindi ti ritrovavi, sì, finito il conservatorio, tutto il percorso, a lavorare qua e là nelle orchestrine a contratti, no, a tempo determinato, se andava bene, progetti casuali, insomma, dove tirava il vento. Tuttora cioè, la situazione è abbastanza quella. E poi, insomma, da lì ho detto, sono fatta io per questa questa incertezza. E poi qualcuno mi ha dato l'idea di crearmelo io, no, al lavoro, e quindi mi sono... Già suonavo molto come solista in queste realtà, no, itineranti, e poi quindi già avevo un po' questa attitudine a suonare anche da sola. E poi da lì ho detto, ma facciamo proprio degli spettacoli che mi vedono protagonista proprio dalla creazione dell'idea musicale fino, insomma, alla vendita e all'esecuzione. Quindi è andato così anche. Tu quindi hai anche degli spettacoli tuoi che hai preparato, che fai per eventi? Sì. Dalla semplice esibizione di alcuni brani, insomma, programmati, che siano miei o che siano cover, ha proprio degli show che coinvolgono altri artisti. In questo periodo ho lavorato molto con una cantante che è anche digital painter, Serena Zaniboni si chiama, e abbiamo fatto questo spettacolo che sta piacendo molto, anche perché è molto adattabile al contesto, essendo un mix di musica e contenuti multimediali. Noi personalizziamo molto anche la grafica in base al contesto, la tematica, e insomma ci divertiamo molto, lei a disegnare live, io suonare e prestarmi anche come tela vivente, perché poi lei mi disegna addosso praticamente, e piace molto. Poi stiamo cercando di evolverlo, poi adesso sto cercando anche collaborazioni con altri artisti, infatti c'ho un progetto adesso che devo realizzare a breve, insomma, mi piace creare dinamicità, no? Certo, avere più cose, no? Sì. Tu hai più, diciamo, dicendo in gergo, più entrate, nel senso, c'è il lavoro con l'orchestra, o magari con la Rai, lo spettacolo indipendente, l'evento, e in percentuali quanto, cioè, dove si lavora di più? In percentuale io lavoro di più da sola, con gli eventi, sì, nel mondo comunque privato, perché anche i programmi televisivi hanno un tempo molto definito. La Corrida aveva programmato 6 puntate, di 6 siamo riusciti a farne 2 perché poi c'è stato il virus, per dire. Questa è una situazione
vabbè, estrema, però uno non è che può fare affidamento a un programma di pochi mesi, anche perché uno poi dice, cioè da fuori sembra, no? Wow, arrivato in TV, chissà quello quanto guadagna, però la vita vera è che uno deve comunque andare in un'altra città, trovarsi l'alloggio, fare insomma un bilancio tra spese, entrate. Poi vieni chiamato così a progetto, non credo ci siano delle assunzioni, non so. No, sono progetti, fai un contratto a tempo determinato, tutti gli effetti, e insomma emozionanti, sono delle, comunque delle esperienze divertenti, però chiaro, quello non è il lavoro che ti dà da vivere. Cioè... Sì, assolutamente, sono bellissime esperienze, e ovviamente uno cerca di entrare dove può, più porte aperte, però poi è anche importante avere una cosa propria, secondo me. Ah, quello che puoi, è fondamentale. Che puoi, no? È una cosa che tu puoi controllare, puoi decidere, pianificare. Poi ci sono anche turnisti che fanno programmi televisivi, cioè io ne conosco tanti, vivono di quello, ma hanno veramente tutto l'anno programmato, da Domenica In a Sanremo, e poi fanno i migliori anni, poi fanno... C'hanno tutto ed è... Però, un'altra vita, proprio un altro lavoro. Sì. Cioè suonano in TV praticamente. Sì, il loro giro, la loro realtà è quella, poi incastrano anche loro sicuramente tutti i loro concerti, attività, ma per quello che vorrei fare io vorrei spingere più sulla mia musica, ecco. Grazie, veramente credo sia interessante anche vedere questo mondo, questo aspetto anche proprio concreto di lavoro per un musicista, per un violinista, può essere per un trombettista, qualsiasi strumento. E tu, per la tua esperienza, secondo te qual è, diciamo, anzi, diciamo, cosa... Se dovessi dare un consiglio, anche a chi magari sta studiando ancora, in proiezione, no, del futuro e di quando lavorerà, no? Che cosa gli diresti? Che consiglio gli daresti? Ma io darei il consiglio che poi darei a me stessa da giovane, cioè di non, così come non sono rimasta vincolata magari allo spartito, a quello che è accademico, no? Ma anche uscire, esplorare, improvvisare, studiare altre cose oltre a quelle, no, del percorso, cioè le tecnologie, le lingue, cioè tutto quello che poi è il contorno della vita di un musicista, cioè non è solo suona quello, ma è ti danno una cosa all'ultimo, devi essere abile e versatile, no? A fare anche altro, devi viaggiare, devi avere contatti con le persone, devi un minimo saper gestire, saperti fare un'agibilità empath, cioè non rimanere il musicista, no? Accademico che fa il compitino, suona tutto quello che c'è scritto, ma sapersi muovere a tutti gli effetti, saper vivere. Cioè, sfatiamo il mito, no, di questo musicista addormentato che non sa vivere. Cioè. Quindi il tuo consiglio è svegliarsi praticamente. Svegliati! Studi, svegliati e guarda tutto quello. Beh, questo può essere un consiglio che va bene in qualsiasi settore, secondo me, soprattutto durante un percorso di studi, cioè non è che guardati intorno anche, è una cosa che ha senso assolutamente. Sì, impara anche altri generi, non solo per forza, non focalizzarti su quello, io sono patito di blues, suono solo quello e tutto il resto, cioè la musica è varia, puoi anche ampliare, no? Poi va tutto del tuo lavoro futuro, se tu sei uno che suona tutto, la gente poi ti chiama, insomma. Sì. I gusti rimangono i gusti, uno ha le sue preferenze, però insomma essere un po' aperti a tutto, ecco. Sì, anche un consiglio può essere utile per gli universitari, no? Chi studia, e di non, ecco, fare troppo affidamento, nel senso studio questo, mi laureo e poi... Esatto, solo quello, no? C'è tutto, devi sapere tutto, devi leggere, cioè farti una cultura, la tua visione. Cioè, vedi, mi hai nominato Ezio Bosso, non era solo un musicista, era un filosofo, era un appassionato d'arte, di storia, di tutto, se no non diventi un vero musicista, no? Capito? Ma lo dico anche a me, anch'io mi rimprovero, dico, cavolo, devo leggere di più, c'è tanta poesia, c'è
tanta storia, sì, che poi uno la mette tutta dentro, no? Quindi, certo. Così. È questo. C'è tanto da fare. E a volte, certo, non è mai semplice, però l'unico, secondo me, l'unica strada è farsi il mazzo, come dico sempre. Quindi, quello sempre. Magari questa intervista la chiamiamo Musicista Svegliati. Svegliati! Con Eleonora. Me lo dico da sola. Io ti ringrazio veramente del tuo tempo. Grazie a te, veramente. Grazie mille. Se non so, hai citato un sito, dove possono... Ah, mio nome e cognome .it, eleonoramontagnana.it, molto semplice. Da lì c'è tutto per chi vuole approfondire, certo. se si è incuriosito. Grazie mille Eleonora, ti auguro buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro a te. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Grazie, ciao.